Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ho quasi finito gli esami, ma non ce la facevo più e quindi ho detto devo per forza andarmi a fare un giro in moto. E quindi oggi, dato che siamo un po' masochisti, abbiamo deciso di andare più o meno a 2800 metri, più o meno se non ricordo male. E la novità di oggi è che abbiamo un endurista donna. Wow! Aspettatevi. Ta-ta-ta. Ma frulla anche la frulla anche. No dai, è una moto carina. Minchia che dura. No, è veramente mi sbilanci. Sì! Minchia calda persa. Adesso gli stiamo dietro perché vogliamo darle fastidio. Questo è bullismo enduristico. Un endurista donna. Ma io non ho mai capito una cosa. Gli enduristi sono sporchi, ignoranti e stupidi. Le ragazze enduriste come sono? Guardala che tira! Di giù di lì o su di qua? Boh, non lo so. Giù di qua, su di lì, ok. Wow, galleria, galleria! Il problema della mia moto è che, essendo regolata da mulattiera, sulle strade bianche non è che posso andare al 100% perché sono troppo molli le sospensioni, però... Prova Yamaha 250 VR. Ah, ho capito adesso. Piedino da Valentino Rossi. È in procinto di fare la curva in riapertura. Falla! Falla! Quella! No! Questa è anche molto più figa. Là, almeno un po' di terra ho toccato in questo giro. Ed ecco il VR250. Sono lì lì. E no, però il 300 allunga e niente, non ce n'è. Oh, delle pietrine. Ci stiamo avvicinando. Oh, strada sterrata. Me la fai provare? Sì, minchia, la butto su YouTube subito. No! Sì, sì, no! Sì. Posso provare la Yamaha? No. Dai, fai con la pedivella una volta, dai. Ma non basta pedivella, come cazzo va a aggiungerla? Dai, provaci! Ma non va, non si piega! Come non si piega? Provaci! No, ci provo. Ma sei tu che non la pieghi o è lei che non si piega? Non si piega. Secondo me non è vero. È una bomba, cioè è leggerissimo, che figo! Oddio, come prova ci sta, eh. Andiamo a vedere come va di qua. Ah, sto andando dove ci sono le merde. Bello, bello, mi piace. Mia, ce ne ha però, cazzo. È maneggevolissima. Basta voto. Minchia, è una bomba. Fammela provare. Ok, la fisica dice che quattro tempi non vanno avanti. E i due tempi vanno avanti, secondo me. Lasciaci una dichiarazione prima del giro della prova. Diciamo. Ma secondo me la moto va. È l'autista che è un po' scarso. L'autista. Ecco Edo che torna dal giro enduro. La moto non è male, l'unica cosa che è una giapponesata pure sta cosa. Meglio le austriache. Dici qualcosa.
sto sostituendo la batteria della GoPro. Cioè, guardate qua che roba. Power bank con il caricatore per le batterie, cioè più di così. Vai, metti la prima. Le fragoline di bosco. Le fragoline di bosco. Una. Allora, dai. Due. Dai, te la tengo io la moto. Tre. Non ce ne sono più? Minchia, queste sono troppo buone. Mi ce la fai a passare qua? Sì. Aspetta che mi mangio le fragoline. Senza toccare la mia. Fa un godere. Andiamo a fare sta mulattiera. Qua c'è una camera d'aria. Che cazzo? No, un copertone. I copertoni nel bosco. Io invece che aiutarli a salire sono in cerca delle fragoline di bosco. Hashtag fragoline di bosco. Se non trovo una fragola prima di essere sceso non li aiuto. Fragole? Fragola! Oh! Raga! Wow! Gomma di merda! Che bella però che è da guidare! Minchia, adesso ti asfalto di miscela. Aspetta che tiro pure l'aria. Questa qua è facile. Vai, provaci. È facile questa! Gas! Voilà! Brava, brava, brava! Raga, ma che figo è sto posto! Il mio giro nel bosco l'ho fatto. E mo da dove cazzo esco? Questa è stata una pessima idea. Madonna, come l'avrei presa sta macchina! Madonna, come l'avrei presa sta macchina! Che cazzo! Oh mio Dio, che figo! Oh! Che figo, veramente. Poi c'è quest'aria che... Oh, ma sai che ho... La pettorina che mi stringe sulla pancia, faccio fatica a respirare qua su. 50 cavalli contro un cavallo. Non l'hai filmato, vero? Sì, sto filmando. No, ma non hai filmato. No, perché t'ho visto dopo che... Cucciolo. Senti, io ho preso... Saremo a 2000 metri, senti come gira bene. Micchia, pulitissima. Bravo K.
Oh mio Dio, c'è ancora la neve! Non ci credo! Luglio 2017. E c'è la neve. È un po' infattibile, eh? Non si può più salire. Cazzo. Questa non ce l'aspettavamo. A luglio no. Porco. Qua c'è la nebbia. Qua quanti metri siamo? 2, 4 qualcosa. Ci sta. No, è durissima la neve. È ghiacciata. Sto mettendo in frigo la Red Bull. KTM Red Bull. Minchia, io sono l'unico col KTM che non ha le grafiche Red Bull. Red Bull raffreddata dalla neve della montagna. Ma Flavia, se stai scherzando, se c'è una neve. Flavia, dov'è che vorresti passare tu precisamente lì? Là sotto. Là sotto. Nuovo promotional, nuovo come cazzo si dice? Nuovo slogan. Nuovo slogan della Red Bull. Attenzione, bevi, fai vedere quanto sei figo quando bevi. Red Bull, se mi stai ascoltando, devi ingaggiare lui perché beve troppo bene. Veramente buono. Minchia, ho lasciato la benzina accesa. Cioè, ma che aperto. Allora, dato che c'è la neve, noi saliamo di qua. Porca puttana, sto cazzo. Mica male qua, però. Ma qua è verticale, cazzo. Oh. Nei commenti mi dovete scrivere se voi li vedete, perché io li vedo malapena. Dove cazzo? Oh! Ah, ma sono lì. Ok. Vai Flavia, vai per il primo. Emiliano, missione 4 tempi, porco d***o. Levati, perché fai solo danni. Che poi la rompi ed è pure colpa mia poi. Ops. Scusa. Eh? Sì. Io la lascio, eh. No, non aspettami. No! Non si respira qua sopra. Oh, un lago! Sì, questo suono è l'elettroventola. Sì. Dove sei, Edo? C'era troppa nebbia, però. Cos'è che volevo dire? Ah sì, siamo arrivati e purtroppo però c'è la nebbia, quindi non si vede niente. Siamo alla bellezza. Siamo a 2500 metri e il K comincia adesso a spegnersi da solo quando è al minimo, quindi boh, carburazione a posto. E poi ecco, la cosa che mi fa incazzare è che in pratica la GoPro ha filmato 64 GB di video e mi è finita l'SD, quindi pensavo fosse un problema di batterie, invece è un problema di SD perché ho ripreso tipo 3 ore. Sembra tipo, sai cosa? Il lago del Signore degli Anelli dove Frodo cade, sai, dove ci sono i morti dentro. Via, se io portavo la canna da pesca, buttavamo 2 buttate, magari ci sono i lucci. Eh sì, poi te li riportavi in moto, nello zaino. Vivi! Anzi, buttavi giù la moto, li friggevi sull'espansione. Sì. E voilà. Boh dai, io vi saluto qua perché io sono rimasto senza memoria e adesso dobbiamo ritornare, il che sarà bello. E quindi ciao a tutti. L'ultima. Saluta Edo. L'ultima è rimasta un po' più in là perché non poteva salire. Vabbè, però lei la prima indurata serie che fa. Sì. Vabbè dai. Ciao a tutti!